buon secondo esordio per Luigi De Canio sulla panchina dell'Udinese. A Reggio Emilia contro il Sassuolo arriva un 1-1 che restituisce fiducia in vista del rush finale di campionato. Tra qualche giorno l'Italia sbarcherà a Udine, nel frattempo a Pieno Centro c'è l'esposizione dei 4 trofei mondiali vinti dalla Nazionale Azzurra dal 1934 al 2006. Giornata di conferenza per il CT della Nazionale Azzurra Antonio Conte in vista di Italia-Spagna che si giocherà qui a Udine. Il CT ha parlato del suo futuro dall'azzurro ai Blues. Torna al successo anche il Pordenone di Tiedino che con una prova eccellente liquida il Padova per 2-1 grazie ai sigilli di Pederzoli e Buratto, inutile la rete di Altinier per i biancoscudati. Buonasera amici appassionati bianconeri di Udinese TV e ben ritrovati con il consueto appuntamento serale con il TG e tutta l'informazione sportiva targata bianconera e non solo, sarà a tinte azzurre anche questo TG perché l'Italia ovviamente ha pochi giorni dallo sbarco qui a Udine per poi giocare la partita contro la Spagna, ma prima concentriamoci sul 30° turno di campionato che si è concluso nella serata di ieri. Possiamo anche riepilogare in grafica quelli che sono stati i risultati della giornata di Serie A. Apertasi con il pareggio tra Empoli e Palermo 0-0, 1-1 per Roma-Inter, Atalanta-Bologna 2-0, Frosinone-Fiorentina 0-0, Verona-Carpi 1-2, Sampdoria-Chievo 0-1, Sassuolo-Udinese 1-1, Torino-Juventus 1-4, Napoli-Genoa 3-1, Milan-Lazio 1-1 per una classifica che nelle zone alte rimane sostanzialmente invariata con le prime tre forze del campionato che hanno vinto, Juve, Napoli e Roma, poi Inter e Fiorentina 55, via via tutte le altre, la zona calda che inizia diciamo dal Genoa con 34 punti, Torino-Atalanta 33, Sampdoria 32, Udinese 31, Carpi e Palermo 28, Frosinone 27, Verona 19. È un mezzo miracolo quello del Carpi che attualmente sarebbe addirittura salvo se il campionato finisse in questo momento. Ma riviviamo le emozioni di Sassuolo-Udinese, una gara ben giocata, ben interpretata dai ragazzi di De Canio che sono passati subito in vantaggio con Zapata, poi la rete del pareggio di Politano. La prima avversaria dell'Udinese targata De Canio 2.0 si chiama Sassuolo. È subito una sfida in salita per la formazione bianconera, almeno sulla carta, perché i neroverdi coltivano giustamente ambizioni europee, mentre i bianconeri vogliono salvarsi al più presto e uscire dalle sabbie mobili. De Canio sceglie il 3-5-2, decide di restituire questo modulo all'Udinese, sceglie Terò e Zapata come coppia d'attaccanti, Felipe, Ertò e Danilo in difesa e poi Kuzmanovic in cabina di regia con Widmer e Armero ad agire sulle fasce. Bruno Fernandes e Alfredson Mezzali. L'Udinese che all'ottavo minuto trova subito il vantaggio con Duván Zapata, servito benissimo da Cyril Terò, l'attaccante colombiano non sbaglia, a due passi da Consigli e sigla la sua sesta rete in campionato. Un gol bellissimo questo dell'Udinese, funziona la coppia scelta da De Canio. È gol molto molto bello realizzato da Duván. La reazione del Sassuolo nei primi 45 minuti è molto sterile, l'Udinese assolutamente domina il primo tempo contenendo quelli che sono tutti i tentativi della squadra di Francesco di tornare in gara. Qui è Sansone con un velleitario colpo di testa a provare a spaventare Karnezis, tentativo assolutamente fallito, lo rivediamo, il cross di Duncan, il colpo di testa di Sansone. Udinese che avrebbe anche l'occasione di andare sul 2-0 al 40° con Felipe che stacca bene ma trova la grande parata di Consigli, davvero superlativo l'ex portiere dell'Atalanta ad allungare e a tenere viva la sua squadra. Ancora lo rivediamo, il grandissimo gesto tecnico di Consigli. Udinese che proprio al 45esimo sullo scadere avrebbe l'occasione di raddoppiare con Widmer che però centra di nuovo Consigli, si arrabbia tantissimo Terò con lo svizzero. L'ex Chievo Verona chiedeva un pallone nel mezzo per un più facile tap-in, invece ha cercato la conclusione Widmer, trovando però la risposta pronta di Consigli. Nel secondo tempo l'Udinese sembra poter gestire il ritorno del Sassuolo e di nuovo sfiora il raddoppio, questa volta con Duván Zapata, servito da Widmer, l'ex giocatore del Napoli, non riesce a trovare la porta da buona posizione, non era però per la verità semplicissimo trovare la deviazione su questo pallone a mezza altezza, tra l'altro era anche pressato Duván. Arriva poi il pareggio del Sassuolo con Politano, cross di Peluso perfetto per la testa dell'ex attaccante della Roma e il minuto 64 il Sassuolo torna in parità. Non benissimo Armero qui sullo stacco di Politano che fulmina Karnezis, lo trova in contropiede e sigla così la sua seconda rete in campionato dopo un gol realizzato proprio contro la Roma.
De Canio prova a cambiare un po' le carte in tavola, sostituendo Duván Zapata con Totò Di Natale al 74esimo, ma cambia davvero molto poco. Però l'Udinese ha questa grandissima chance di trovare il vantaggio. Ancora una volta con Cyril Terò, che si libera in area di rigore, lascia andare il sinistro, ma non trova la porta. Da buona posizione l'attaccante francese non riesce a centrare lo specchio. La disperazione di De Canio, molto nervoso nel finale. Il Sassuolo a questo punto ci crede e vorrebbe il bottino pieno con Falcinelli, che libera De Frey al limite dell'area. Il sinistro dell'ex giocatore del Cesena sfiora l'incrocio dei pali, grande brivido per l'Udinese, ma non trova la porta per fortuna De Frey. Ci prova ancora su calcio d'angolo, ma è attento Carnesis a respingere questo cross di Sansone. È l'ultima emozione della gara, l'Udinese porta a casa un punto decisamente prezioso che le permette di muovere la classifica. Sono 31 adesso i punti della formazione bianconera, a più 3 su Carpi e Palermo, che ringhiano in zona retrocessione. Adesso ha 2 giorni di riposo, tornerà ad allenarsi mercoledì e poi ci sarà la ripresa del campionato dopo la sosta pasquale, si affronterà il Napoli. Possiamo rivedere anche con le immagini quelle che sono state le reti della vittoria del Napoli nella serata di ieri contro il Genoa, una partita che era iniziata anche male per i partenopei con questa palla persa a centrocampo, il tiro di Rincon non irresistibile, però la brutta figura da parte di Reina, l'1-0 del Genoa con cui si è conclusa la prima frazione, poi si è svegliato tanto per cambiare Gonzalo Higuain. Qui su assist di Isai con il destro fa un grandissimo gol, non sazio, segna addirittura il 29esimo gol del suo campionato in 30 presenze, medie da urlo per Gonzalo Higuain, un pezzo di bravura incredibile sulla verticalizzazione di Marek Hamsik. Higuain che festeggerà 100 presenze proprio qui a Udine, salvo sorprese nella prossima gara. Chiude i conti il gol di El Kadouri, nonostante la regia indugi su Jorginho, segna l'ex Torino su assist di Gabbiadini. Con questo chiudiamo la parentesi relativa al campionato di Serie A e passiamo ad aprire quella relativa alle nazionali, proprio con una notizia che è sul sito dell'Udinese, sito ufficiale, che ci ricorda gli 11 giocatori convocati della prima squadra bianconera, da Ali Adnan, passando per Piris, Badu, Molla Vaghe, Alfredson, Carnesis e Widmer. Tra l'altro Alfredson e Carnesis che giocheranno anche contro, poi Stipe Perizza, Bruno Fernandes, qui parliamo di giovanili, Andrea Balic, Alex Meret e Mauro Coppolaro, questi gli 11 nomi che verranno convocati. Sarà una settimana particolarmente intensa anche per Udine come città, è una città azzurra, tutte le attività sul sito, il riepilogo delle iniziative promosse dalla FIGC in occasione di Italia-Spagna del prossimo 24 marzo, questo tutto il programma completo che troverete sul sito ufficiale, si parte dall'esposizione dei trofei azzurri dal 21 al 24 marzo nella sala del popolo di Palazzo da Ronco. Siamo andati ovviamente lì subito per vedere l'esposizione di questi trofei di buona mattina, subito alle 11 quando è stata aperta la sala da Ronco, e abbiamo visto, osservato da vicino i 4 trofei internazionali vinti dalla Nazionale Azzurra. Sentiamo. In occasione della gara tra Italia e Spagna prevista per il 24 marzo, Udine si tinge di azzurro e qui a Palazzo Aronco ospita un pezzo importantissimo della storia del calcio italiano e non solo. Ospita le 4 coppe del mondo vinte dalla nostra nazionale. Le ospita qui nella Sala del Popolo, ospita le prime 2 coppe, quelle vinte nel 34 e nel 38, quando ancora il trofeo si chiamava Coppa Rimé. Nel 34 vinsero proprio in Italia gli azzurri, allenati da Vittorio Pozzo, si ripeterono poi nel 38 in Francia. Bisognò poi attendere diverso tempo, un salto avanti di quasi 50 anni per vincerla di nuovo in Spagna nell'82, quello che è forse il trionfo al quale gli italiani sono più affezionati, un trionfo che arrivò contro tutti i pronostici lì dinanzi al presidente Pertini nella notte di Madrid. Nell'82 la Coppa è sostanzialmente diversa rispetto a quella vinta negli anni precedenti, viene scolpita in maniera completamente diversa, viene rinnovata lo scultore italiano Gazzaniga, che nel 1970 la rinnova del tutto. Nell'82 l'Italia la porta a casa e si ripeterà 24 anni dopo in Germania nel 2006, ed eccola lì qui presente alle mie spalle. Insomma, uno spettacolo davvero unico qui ad Udine, uno spettacolo che vi consigliamo di non perdere perché vi permette di assistere con i vostri occhi alla storia recente del calcio italiano e non solo.
Dalla storia all'attualità, con le notizie della nazionale, lasciano il ritiro Verratti e anche forse Barzagli, come si legge dal sito della Gazzetta, sono entrambi out. Conte che rilancerà Thiago Motta per l'Europeo. Febbre per Buffon che ha saltato l'allenamento in attesa d'Italia-Spagna che si giocherà a Udine. Andiamo a sentire le parole di Antonio Conte rilasciate quest'oggi in conferenza stampa. Si è parlato ovviamente tanto del suo futuro. Sono stato un po' combattuto, ecco, prima di prendere questa decisione, perché quando inizi a lavorare con un gruppo, no, in cui poi ti trovi bene, diventa sempre difficile, no? A un certo punto fermarsi e dire basta. Però, ripeto, hanno prevalso tante situazioni, ho ascoltato molto il mio cuore, così come quando ho accettato la nazionale. Mi era stata chiesta comunque, giustamente, correttezza sotto tutti i punti di vista, di fare chiarezza prima degli europei della mia posizione, visto che il contratto sarebbe scaduto, perché io ho firmato un contratto di 2 anni e quindi alla fine degli europei scadeva automaticamente. Mi sembra, ecco, di averci pensato, ho ponderato bene la decisione sotto tutti i punti di vista e nel momento in cui ero certo al 100% di quello che sentivo dentro, l'ho comunicato al Presidente. Ma io mi sento con tanta voglia di lavorare, quindi mi eccita il fatto che abbiamo questo appuntamento importantissimo adesso a giugno. Appuntamento dove abbiamo lavorato per 2 anni per arrivarci, quindi da questo punto di vista io sono molto eccitato, è bello carico, pronto a lavorare sotto tutti i punti di vista, questo è fuori dubbio. Ribadisco che sono esperienze che possono capitare una sola volta nella vita, no? Io adesso mi ritrovo ad essere il commissario tecnico nazionale, per me è un grandissimo orgoglio, così come il primo giorno che il Presidente mi ha proposto, no, questo incarico. Quindi sento sicuramente grande responsabilità, perché è inevitabile che questo accada, però ho grande voglia, ecco, di lavorare, ho grande voglia di lavorare con i ragazzi. Penso che stiamo costruendo, abbiamo costruito un gruppo di lavoro importante sotto tanti punti di vista. Sappiamo benissimo che sulla carta ci sono altre nazionali sicuramente che possono essere più forti, no, rispetto a noi, però noi sappiamo che con il lavoro e con l'essere squadra possiamo colmare dei gap che sulla carta oggi ci sono indubbiamente. Queste le tematiche principali della conferenza di Antonio Conte, con la febbricitante attesa della partita Italia-Spagna che si giocherà proprio qui a Udine giovedì 24 marzo. Passiamo adesso a parlare di Lega Pro del Pordenone che continua a volare in classifica, riprende la marcia sconfiggendo il Padova, una delle maggiori pretendenti anche alla promozione per 2-1. Presentare Pordenone Padova è il mestiere più facile del mondo. Basterebbe lasciare la telecamera lì, fissa sulla tribuna opposta del Bottecchia, strapiena di calore. Giocarla invece è tutt'altro che facile. A 2 mesi dalla fine del campionato, questo incrocio può valere tutto e sbagliare strada è un attimo. I due presidenti ieri hanno parlato di festa dello sport, ma chi ci pensa adesso? È quasi un derby e sarà battaglia e la festa soprattutto non sarà per tutti. C'è libero Pederzoli, lo vede Martina, Pederzoli ha tante opzioni davanti. Sceglie il tiro Pederzoli, inganna Favaro. Il Pordenone è già avanti al quarto minuto. Il missile di Pederzoli poteva fare qualcosa di più. Favaro forse non l'ha vista partire e cambia già il big match. Gli hanno lasciato quel metro due di spazio. Ha punito Alex Pederzoli, primo gol in casa per il regista del Pordenone. Unità è partito in posizione regolare, strizzo, pallone per Buratto, è tutto buono. Buratto! Ed è il 2-0 per il Pordenone. Che giocata di Buratto! Eccolo il gol dalla panchina! 2-0, il Padova è tramortito, ma protestano tantissimo i giocatori di Pillon. Andiamo con l'inquadratura bassa sotto la nostra tribuna perché stanno protestando i giocatori del Padova con l'assistente. Sono proteste vibranti, evidentemente. O un fuorigioco non segnalato a Luca Strizzolo, evidentemente c'è anche una munizione probabilmente per Fabiano.
Ilari sulla destra a cercare a trovare Diniz, Neto Pereira, uno contro uno con Andrea Ingegneri, Neto Pereira passa su Ingegneri, poi la finta, ancora Neto Pereira, il colpo di testa e il pallone in gol, e che gol di Altinier, riapre la partita il Padova al 33esimo sull'asse dei campioni, Neto Pereira, Altinier 2-1, l'11esimo gol di Altinier che rianima il Padova. Finisce in questo momento, vince il Pordenone, va alla squadra di Tedino, il big match della 27esima, lo decidono Pedersoli e Buratto, inutile, anche se bello, il gol di Altinier, il Padova esce sconfitto in trasferta, dopo un girone intero, non accadeva dal 31 ottobre e ferma, chissà se definitivamente, la sua marcia playoff, torna a secondo invece il Pordenone con una grande, grandissima vittoria. Continua invece la marcia playoff per quanto riguarda il Pordenone. Chiudiamo con una raffica di notizie, partendo dalle parole molto velenose da parte di Djokovic, il tennista che apre una polemica contro le donne, chiede più soldi per gli uomini, a vedere noi c'è più gente, frasi inappropriate secondo il direttore di Indian Wells. Vedremo come si evolverà questa situazione. A proposito di donne e sport, purtroppo una brutta notizia per Alessia Trost, che vola a metà, settima al mondiale. Alessia fallì 1,96, una misura alla sua portata, tra gli uomini strepitosa medaglia d'oro di Tamberi. Alessia Trost che ha espresso insomma tutta la sua frustrazione per questo risultato con un post di Facebook, con una foto che inquadra il tappeto verde. Ho perso un'occasione enorme, non ho scuse per me stessa e faccio fatica a pensare di ripartire, ma riparto, lo giuro. Questo è il post su Facebook dell'atleta appunto pordenonese. Era anche la nostra ultima notizia del TG Sportivo. Me lo resta che augurarvi buona serata e lasciarvi in compagnia della redazione Cronaca per tutto il resto delle notizie di giornata. Elisa Valent, 25 anni, di Venzone, si trovava sul pullman dove hanno perso la vita altri 13 ragazzi di ritorno da Valencia, studiava a Padova, era in Erasmus da meno di un mese. Vertice in regione su Ipobank, per salvare 300 posti di lavoro a rischio la governatrice Serracchiani farà pressing sul governo austriaco. Anche a Udine ha ospitato la giornata di mobilitazione del mondo accademico, la richiesta ai rettori, la richiesta di rimediare ai tagli che hanno penalizzato gli atenei. Si scaldano i motori per l'estate musicale in regione, già due i nomi in circolazione, Vasco Alignano e Max Pezzali al Festival di Maiano. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Udi News. L'avete sentito dai titoli in apertura, la notizia del giorno purtroppo era di Venzone, in provincia di Udine. Elisa Valent, di 25 anni, la studentessa dell'Università di Padova, che è una delle vittime italiane nell'incidente del pullman a carico di universitari Erasmus capovoltosi in Spagna. Vogliamo darvi degli aggiornamenti freschi su questa notizia di oggi. Ci colleghiamo con Davide Zanirato, che si trova proprio a Venzone, che ha raccolto per noi diverse testimonianze e ricordi della ragazza che è scomparsa in Spagna. A te, Davide. Grazie Valentina, ci troviamo qui a Venzone in una cittadina ammutolita, scioccata per la tremenda notizia che è arrivata appunto da stamane nella località della Pedemontana Friulana. Siamo qui accanto al sindaco di Venzone Fabio Di Bernardo, che ascolteremo poi nel corso del programma Viceversa per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti. Dunque questa tremenda notizia, dicevamo, Elisa Valent, 25 anni, studentessa al corso di laurea magistrale a Padova, aveva ottenuto la laurea triennale a Udine nel 2014 e dalla fine di febbraio si era trasferita in Spagna per effettuare questo Erasmus. Una ragazza raccontata da tutti come una ragazza splendida, una studentessa modello, intraprendente e vogliosa sempre di fare nuove conoscenze, appassionata delle materie umanistiche. Stamattina, quando la notizia è iniziata a circolare dopo il tremendo incidente di ieri, lo ricordiamo, avvenuto lungo la strada che da Valencia portava questi studenti universitari a Barcellona, in prossimità di Tarragona, la notizia, dicevamo, è iniziata a circolare. I genitori hanno cercato informazioni, preoccupatissimi, perché sapevano che la ragazza era in quel pullman. Si sono messi in contatto con il sindaco Fabio Di Bernardo e poi si sono avviati i contatti con la Farnesina.
Stamane in tarda mattinata i genitori, la madre Anna e il padre Eligio, sono volati assieme alla sorella Sara verso Barcellona per la tremenda incombenza del riconoscimento del corpo. Sappiamo anche che in Spagna si è recato il premier italiano Matteo Renzi, perché questo è veramente un dramma nazionale. Tra le 13 vittime c'erano 7 studentesse italiane e quindi un dramma davvero collettivo. La linea ritorna allo studio e ci risentiamo più tardi per ulteriori aggiornamenti. Grazie David, allora sì, ricordiamo l'appuntamento durante Viceversa, vi daremo altre informazioni, altri contributi e ovviamente testimonianze da Venzone, sempre in diretta. Andiamo avanti, un'altra notizia di cronaca che è arrivata pochi minuti prima che andassimo in onda: si è verificato un grave incidente automobilistico a Castellerio di Pagnacco in via Vanellis, la notizia ovviamente ancora incompleta, un incidente stradale che sembra possa aver avuto gravi conseguenze. Avremo degli aggiornamenti sia durante il notiziario che durante Viceversa, ma pare che ci sia stato un investimento da parte di un pirata della strada e danni di una persona in bicicletta, ma come ripeto le informazioni sono ancora incomplete e ve ne forniremo altre al più presto. Un paio di interventi invece quest'oggi dei vigili del fuoco: un incendio a Cervignano, l'impianto dell'Adria Wyatt, un impianto di cogenerazione, c'è stata una fuoriuscita di olio diatermico dal serbatoio mentre erano in corso delle lavorazioni, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Udine, nessun problema per l'ambiente circostante. Un intervento anche a ora di pranzo alle 13.30 a Pozzolo del Friuli in via della Statua, un fabbricato di una abitazione che era adibito a deposito di materiale vario e laboratorio, causa un contatto elettrico, è andato completamente fuoco, è risultato completamente distrutto. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Udine che hanno poi domato il rogo. Voltiamo pagina, parliamo di economia, vertice su Ipobank stamattina in regione, parlando con i sindacati la governatrice Serracchiani ha rimarcato la mancanza di disponibilità da parte del governo austriaco a fronte di 300 posti di lavoro che sono a rischio in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo il servizio. È dal 2013 che la regione segue da vicino la vicenda di Ipoalpe Adria Bank, lavorando per scongiurare la liquidazione da parte della Bundesholding. 26 le filiali in Italia della banca, per un totale di 400 posti di lavoro, di cui 300 in Friuli Venezia Giulia. Recentemente l'amara presa di coscienza che a fronte degli impegni presi dai vertici istituzionali del governo austriaco, gli organismi tecnici che guidano la banca, di nomina governativa, stanno andando in una direzione diversa. Nel vertice odierno con i sindacati, la governatrice Serracchiani ha annunciato che formalizzerà la posizione della regione con una lettera ai massimi vertici istituzionali italiani. Ci sembra ormai che qualcuno abbia deciso di mettere in liquidazione la banca senza prendere in considerazione la possibilità di metterla sul mercato e di poter salvare posti di lavoro e salvare anche un asset che in questa regione è particolarmente importante. Oggi quindi chiediamo con forza al governo austriaco di dirci con chiarezza se intende oppure no andare in questa direzione. Tra l'altro l'Italia si è messa a disposizione del governo austriaco per poter insieme andare ad aprire una trattativa con la Commissione europea, neppure a questa disponibilità ci sembra che sia stata data la risposta giusta. In termini concreti significa il licenziamento dei dipendenti entro il 2018. Tutti i tentativi fatti dall'istituzione e dal sindacato di intervenire sulle ragioni non hanno dato alcun esito e purtroppo c'è anche un rifiuto di confronto con il sindacato da parte dei vertici aziendali. Le domande che ci sono fatte sono molte. Abbiamo chiesto a chi agisce a livello politico, alle istituzioni, ai presidenti della regione, ai ministri, però purtroppo le ragioni sicuramente non hanno un rilievo economico-finanziario, sono di ben altro tipo. Sottoscritto oggi nella sede della Regione a Udine il protocollo d'intesa fra Regione e Comando regionale della Guardia di Finanza per il coordinamento dei controlli dello scambio di informazioni sulle misure attive di sostegno al reddito con il comandante regionale, il generale Giuseppe Gerli. Il protocollo è finalizzato a disciplinare i rapporti di collaborazione fra le due istituzioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa sull'utilizzo delle misure attive di sostegno al reddito, come da legge regionale 15.
del 10 luglio 2015. Un accordo che intensifica i controlli su questa misura, ha specificato Serracchiani, una collaborazione con la Guardia di Finanza per uno scambio di informazioni, dati e comunicazioni. L'attività di controllo riguarderà l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite dai beneficiari ai servizi sociali dei comuni territorialmente competenti. E anche Udine ha aderito alla giornata di mobilitazione del mondo accademico per una nuova primavera dell'università organizzata a livello nazionale. Dai rettori è arrivato l'appello a riportare le risorse ai livelli del 2008, quindi a prima dei tagli che hanno tanto penalizzato gli Atenei. Vediamo com'è andata. Riportare i fondi nell'arco di 3 anni al livello del 2008, garantire risorse per il diritto allo studio, procedere alla semplificazione amministrativa e attivare lauree professionalizzanti. Questo è l'appello lanciato anche dai rettori della Regione nell'ambito della giornata di mobilitazione del mondo accademico intitolata Per una nuova primavera dell'università, organizzata a livello nazionale dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I rettori dell'Università di Udine, Alberto Felice De Toni, e di Trieste, Maurizio Fermeglia, insieme al direttore della SISSA, Stefano Ruffo, hanno sottolineato le difficoltà che vive il mondo universitario a causa dei tagli ai finanziamenti negli ultimi anni. Un appello condiviso anche dalla Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, che ha fatto presente come Friuli Venezia Giulia sia più fortunato di altre zone d'Italia, essendo stata avviata una collaborazione che ha dato vita a un sistema regionale. A Udine, così come nelle sedi degli Atenei statali e non statali del resto della penisola, sono state discusse e raccolte idee proposte da consegnare al Governo, in un documento di sintesi unitario redatto dalla stessa Conferenza dei Rettori. In particolare, a Udine si è parlato di quanto fanno le università per il Paese e come si potrebbe fare se non ci fossero. A seguito del decreto di chiusura del punto nascita di Latisana, gli amministratori dei comuni della Bassa ritengono che sia più che mai necessario dimostrare la loro unità contro questa ingiusta decisione che mette a repentaglio la sicurezza sanitaria dell'intero territorio, oltre a ledere il turismo. L'ha annunciato oggi il sindaco di Latisana, Salvatore Benigno, che ha chiamato a raccolta la cittadinanza invitandola a scendere in piazza mercoledì alle 19:30 con ritrovo davanti al municipio per partecipare a una fiaccolata di protesta contro la chiusura del presidio sanitario. La Regione, pur davanti all'evidenza dei fatti, ha continuato il sindaco, ha proseguito in questa decisione dimostrando di non avere il minimo interesse a salvaguardare i diritti dei cittadini. Dopo 40 anni il castello simbolo del Friuli, quello di Colloredo di Montalbano, ha riaperto le porte al pubblico e per, più precisamente agli studenti del Marinelli che hanno effettuato una visita molto particolare. In anteprima le nostre telecamere all'interno del castello di Colloredo, siamo in compagnia del sindaco Luca Ovan. Qui dove ci troviamo? Qui ci troviamo in pratica nell'ala del Nievo, nelle cantine, dove gran parte delle confessioni di un italiano sono state scritte da Ippolito Nievo qui. 18 milioni di euro, sì, questo è il primo cantiere. Fra qualche giorno sarà anche la gara per il secondo cantiere, che è la parte più vecchia medievale, il Mastio, di 10 milioni di euro. Antonio Rigo è l'assessore del comune di Colloredo che ha seguito questa iniziativa. Successo e anche molta attenzione da parte dei ragazzi. Sì, è un modo nuovo, diverso per fare cultura, coinvolgendo direttamente i ragazzi che avranno così modo di scoprire come si restaura un maniero con una storia di quasi 1000 anni come questa e come si può, attraverso una ricerca all'archivio di Stato e sul posto e attraverso i mezzi che tutti conosciamo come ad esempio internet, si può ricostruire la storia di una famiglia importante come quella dei Colloredo Mers Valsì che ha all'epoca, 1000 anni fa, segnato la storia non solo di questo comune ma anche dell'Europa. Maria Grazia Santoro, assessore regionale alle infrastrutture, si parla dell'inizio del 2018 per una prima apertura ufficiale e nel frattempo si lavora in vista del quarantennale del terremoto per un progetto mirato sempre con i ragazzi. Sì, con i ragazzi e con chi vorrà essere curioso e venire a visitare appunto questi luoghi che sono luoghi della memoria ma devono essere luoghi del futuro. Quindi ci sarà una installazione per poter verificare tutto l'andamento e anche la possibilità di fare delle visite guidate.
Giornata di novità per quel che riguarda il calendario dell'estate in regione, annunciato oggi dopo giorni di attesa, percepibile sui social network il primo grande concerto della 56esima edizione del Festival di Maiano, la storica rassegna ricca di eventi musicali di spessore nazionale e internazionale. A emozionare il pubblico sarà il mito della musica popolare italiana Max Pezzali, uno dei più amati più di sempre, l'unico live in regione del suo nuovo tour estivo, farà tappa a Maiano nell'area concerti il prossimo sabato 16 luglio con inizio alle 21:30. Lo vediamo dalle immagini. L'altra novità è quella relativa a Vasco Rossi, la notizia ancora ufficiosa, non è ufficiale come quella di Max Pezzali, arriverà l'ufficialità dopo Pasqua, ma potrebbe aver scelto lo stadio Tegel di Lignano per la data zero del suo tour estivo. Il concerto si dovrebbe tenere a metà giugno. Il rocker di Zocca con molta probabilità si fermerà nella Riviera friulana per 12 giorni per svolgere le prove in vista dell'evento dell'estate 2016, Livecom Roma allo Stadio Olimpico, una 4 giorni di concerti che prenderà il via proprio mercoledì 22 giugno e quindi qualche giorno prima dovrebbe esserci la data in regione. Siamo in chiusura, vi ricordiamo gli appuntamenti di questa sera, dopo di noi Viceversa, ancora sulla tragedia che è accaduta in Spagna, con collegamenti in diretta da Avenzone insieme a Davide Zanirato e approfondimenti in studio. Alle 21 invece Udinese Tonight con Giorgia Bortolossi in conduzione, in diretta il talk show sull'Udinese insieme a Fernando Siani e ai tre ospiti di sempre, Franco Causio, Massimo Giacomini e Valerio Bertotto. Alle 22:30 nuovo capitolo della storia dei bomber bianconeri con Eroi del gol, dedicato questa volta al Pampa Sosa. Le previsioni del tempo per domani: cielo in prevalenza poco nuvoloso, foschia notturna sulla bassa pianura, sul tarvisiano cielo nuvoloso con possibile nevischio fino sugli 800 mm, soffierà bora moderata su pianura e costa forte dalla tarda serata. Dopo domani, mercoledì 23 marzo, cielo variabile, bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, qualche raffica oltre i 100 km orari, venti forti da nord-est, anche in quota, specie sulle Giulie. Grazie per averci seguito, restate con noi in compagnia di Udinese TV.